La ruspa dal primo colpo parte da qui, dalle rovine del vecchio reparto di pneumologia al futuro del nuovo polo della mamma e del bambino dell'azienda ospedaliera di Padova, una struttura che sarà punto di riferimento per tutto il Veneto. Sotto gli occhi del governatore Zaia, il direttore generale Luciano Flora ha spiegato come si svolgeranno i lavori di demolizione del vecchio stabile degli anni 50, ormai fuori norma. Lo vedete alle mie spalle, la ruspa è già al lavoro, è iniziato l'operazione di abbattimento che durerà fino ad ottobre di quest'anno e sono già state messe delle palizzate alte 4 metri per evitare la dispersione di polveri. Verranno utilizzati anche degli idranti per evitare l'inquinamento dell'aria, un lavoro delicato vista la posizione all'interno dell'area dell'ospedale Giustinianeo circondato dai reparti. Nei mesi scorsi sono state rimosse le scale d'acciaio esterne e si è provveduto ad una sorta di raccolta differenziata di tutti i materiali contenuti all'interno della vecchia pneumologia trasferita al primo piano del policlinico. Pochissime le quantità di amianto ritrovate, il cronoprogramma procede così veloce. Questo è un cantiere che vale 600.000 euro per la demolizione, poi la Regione ha stanziato altri 60 milioni di euro già oggi pronti per ovviamente tutta la realizzazione dell'ospedale della donna e del bambino, che sarà un ospedale innovativo, avrà 150 posti letto e sarà ultimato nel 2022. Per il 2023 i reparti saranno pronti e i piccoli pazienti saranno già dentro per essere curati al meglio. Ecco come sarà il nuovo polo di pediatria. Gli dico cosa vediamo. Vedremo una grande realizzazione dedicata ai bambini, con a fianco un parco giochi meraviglioso, il parco delle mura, dove i bambini ricoverati vedranno i bambini giocare o andranno loro a giocare, i bambini giocare e faranno festa ai bambini ricoverati. Questa è la visione, una visione integrata dove questo ospedale e il parco futuro delle mura saranno un patrimonio per la città e per i bambini e per le loro famiglie. Soddisfatto anche il sindaco Giordani, questo giorno dice l'anteprima della costruzione del nuovo ospedale di Padova Est. Sono molto felice, è un momento che sognavo veramente ancora da un paio d'anni a questa parte. È una bella cosa, è l'inizio di un percorso importante che porterà alla realizzazione in 10 anni dell'ospedale nuovo.